Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con questa puntata di Block Notes. E sì, siamo ancora qua, nonostante che il campionato di Serie C sia concluso e in maniera molto amara per l'Arezzo. Però continuiamo a parlare di calcio anche perché la situazione in casa Amaranto è in continuo movimento e quindi attendiamo sviluppi soprattutto per i programmi relativi al futuro, visto che ne vogliamo sapere di più e ci sono varie ipotesi in atto. Tra l'altro oggi è in corso di svolgimento una riunione molto importante tra Orgoglio Amaranto e la dirigenza e tra poco ci collegheremo con lo stadio comunale dove c'è per noi Matteo Marzotti con Sauro Carditi che sono lì a testimoniare cosa sta accadendo e ci auguriamo di poter avere in diretta anche le prime impressioni. Intanto vi presento subito gli ospiti di questa puntata. Torna nel nostro studio Mario Agnelli, sindaco di Castiglione Fiorentino, noto esperto di calcio e grande tifoso dell'Arezzo. Poi abbiamo Andrea Lorentini che è stato con noi in maniera indiretta con le sue schede oggi alla fine di questo percorso. Andrea è qui direttamente ai nostri studi. Andrea però ha commentato l'Arezzo per tutto l'anno nelle partite casalinghe. Collegati dall'esterno abbiamo Federico D'Ascoli della Nazione, ciao Federico, e poi una bandiera del calcio amaranto, ovvero Andrea Mangoni, che lo abbiamo costretto a stare in macchina, non so dove si trovi in questo momento, mi auguro che non possa essere scambiato, non so per chi, comunque che non vengano a fermarlo. Andrea, tutto bene? Sì? Sì, tutto bene, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ecco, allora Andrea, intanto inizio subito da te perché questo dramma che ha coinvolto tutto il calcio toscano, uso la parola dramma anche se riferita ad altri argomenti è veramente eccessiva, però diciamo calcisticamente è stata proprio così un'ecatombe per quanto riguarda il calcio toscano, visto che vivi anche la realtà di Pistoia che ha subito la stessa sorte di Arezzo, ecco come viene inquadrato il discorso delle tue parti e considerando tu che hai un cuore amaranto, come hai commentato e subito quanto è successo ad Arezzo? Ma per quanto riguarda Pistoia è stato un po' una cosa annunciata, perché la squadra forse ha peccato la società di presunzione, nel senso che nel mercato di gennaio ha mandato via i tre pezzi migliori perché forse pensava di essere già salva, tranquilla, e ha preso i giocatori che aveva il proprio allenatore che era stato cambiato, che era Riolfo, e ha preso tre giocatori del Carpi che lui conosceva, però non si sono rivelati all'altezza, e la squadra purtroppo una squadra giovane e piano piano è scesa proprio dalla metà classifica fino a questa incredibile retrocessione. E quindi poi è stata E l'Arezzo io non ci credevo in questa retrocessione, nel senso non ci avrei mai pensato, perché dopo il mercato, anche se è stato fatto in varie fasi, però la società secondo me aveva agito bene rinforzando molto la squadra. Non so cosa sia successo. Allora ti fermo subito, Andrea, ti fermo subito perché tu hai detto una cosa importante all'inizio, hai detto che la dirigenza della Pistoiese ha peccato di presunzione. Federico, invece la dirigenza dell'Arezzo secondo te di cosa ha peccato? Ma vorrei dire che ha peccato di inesperienza. Anch'io come Andrea sono onesto, dopo la partita con la Vis Pesaro non avrei mai creduto che questa squadra potesse fare solo due punti nelle ultime tre partite. Questa è una società a cui non possiamo contestare l'impegno economico. Ha preso 55 giocatori, ha fatto una spesa simile a quella del Perugia che è andato in Serie B, quindi sull'impegno economico non gli possiamo dire niente. È chiaro che possiamo dire qualcosa alla luce dei fatti su quello che è successo, quindi chiaramente chi aveva una responsabilità tecnica fin dall'inizio della stagione o comunque l'assunta nei momenti successivi, secondo me non può essere confermato, al pari di come non è stato confermato l'allenatore e non è stata confermata gran parte della squadra. E allora ti fermo subito perché oggi i tifosi dell'Arezzo, poco prima, ecco intanto è già pronto il collegamento con Marzotti, oggi poco prima dell'inizio del faccia a faccia tra i rappresentanti di Orgoglio Amaranto e la dirigenza,
I tifosi dell'Arezzo hanno espresso la loro opinione in maniera netta e perentoria attraverso degli striscioni che sono stati affissi, eccoli qua, nelle reti di recinzione dello stadio, scusa, del campo Lebole. E qui in maniera esplicita sono stati invitati ad uscire dai ranghi sia Muzzi che De Vito, che sono considerati i massimi responsabili di questo pessimo risultato che l'Arezzo ha ottenuto. Ricordiamo, per la prima volta nella storia l'Arezzo è precipitato in Serie D, e questo francamente è un risultato che disonora una storia che ha avuto molti alti e bassi, ha avuto anche altri momenti molto difficili. Intanto qui vediamo Farsetti e mi pare Cucciniello che stanno entrando nella sede Amaranto per l'incontro, e questo la dice lunga appunto delle difficoltà che ci sono, che abbiamo avuto. Allora, prima di fare sentire l'opinione di Matteo, anche se è riuscito a capire quello che sta accadendo nella sede, c'è la scheda che ha preparato Andrea Lorentini che ci riassume questi 8 mesi di travaglio che sono culminati purtroppo con la sconfitta di Cesena nel ritorno in Serie D. Una stagione così ce la ricorderemo a lungo, perché passerà alla storia come una delle più umilianti e sciagurate del calcio amaranto. Riavvolgendo il nastro, dobbiamo partire da agosto, quando Giorgio Lacava cede l'Arezzo al gruppo MAG. La cessione avviene nei giorni di Ferragosto, con il nuovo campionato ormai alle porte. Il neo direttore generale Riccardo Fabbro sceglie l'ex Foggia Giuseppe Di Bari come direttore sportivo, mentre la panchina è affidata ad Alessandro Potenza, tecnico esordiente in C. Il mercato porta in dote molte incognite sulla costruzione della rosa. Della vecchia guardia restano Cutolo, Luciano e Foglia. In corsa arriva anche l'attaccante Pesenti, ma i timori del precampionato diventano purtroppo certezze in negativo alla prova del campo. La partenza da incubo, l'Arezzo conquista un solo punto nelle prime 5 giornate, la pesante sconfitta di Carpi è fatale a Potenza, che viene esonerato. Insieme al tecnico salta anche il DS di Bari. La squadra è affidata ad Andrea Camplone, alle spalle una buona esperienza in Serie C. Nel frattempo la proprietà piazza il colpo che non t'aspetti, tessera Alessio Cerci, con l'obiettivo di farne anche l'uomo immagine della MAG, ma dell'ala frizzante talentuosa, arrivata fino alla nazionale, resta solo la controfigura, un'operazione che si rivelerà un boomerang clamoroso. Nemmeno gli innesti dal mercato degli svincolati, che Rubin, Arini e Di Paolo Antonio, invertono la rotta. Camplone prova a dare la scossa, ma l'Arezzo resta zavorrato, con la difesa che viene puntualmente perforata dagli avversari. La vittoria di Imola a fine novembre sembra l'inizio della svolta, ma è soltanto un fuoco di paglia. A complicare una situazione già compromessa ci si mette anche il Covid. Nello spogliatoio amaranto scoppia un focolaio che costringe l'Arezzo ad uno stop forzato per un mese. Cutolo e compagni chiudono l'andata ultimi con appena 10 punti all'attivo. Siamo appena a Natale, ma la Serie D sembra già dietro l'angolo. Gli scossoni non sono solo sul campo, ma anche in società. Saltano prima il direttore generale Fabbro, poi il presidente Monaco. Per l'area tecnica arriva Enzo De Vito, ma tirare le fila dietro le quinte sempre Roberto Muzzi, uomo forte di fiducia della proprietà. A metà gennaio altro cambio. Camplone, il cui rapporto con la squadra ai minimi termini, viene esonerato. Muzzi sceglie Roberto Stellone, l'artefice della cavalcata dalla C all'A con il Frosinone. Con Pesenti infortunato per il resto della stagione, dal mercato di gennaio arrivano gli attaccanti Perez e Carletti, oltre al ritorno di Serrotti, ma la vera sorpresa in positivo è il baby Jacoponi. Alla fine saranno oltre 50 le operazioni in entrata e in uscita, con una spesa di 6 milioni di euro, numeri impietosi. Stellone parte con 3 sconfitte consecutive, Feralpi, Perugia e Gubbio. L'Arezzo è sempre più ultimo. A fine febbraio arriva la prima vittoria casalinga, il 2-0 sul Matelica sembra l'inizio della risalita, anche perché la squadra subisce meno, sfiora il colpaccio a Trieste, batte Fermana e Fano. Gli amaranto scavalcano il Ravenna e si agganciano all'ultimo vagone del treno playout. Il doppio KO con Sud Tirolo e Modena riporta tutti con i piedi per terra. Il poker rifilato alla Vispesaro dell'ex Di Donato resta l'ennesima illusione, perché la settimana dopo a Legnago l'Arezzo ha già praticamente un piede e mezzo in Serie D, fino al minuto 96, quando Di Grazia riporta gli amaranto dentro la Ferbice coi veneti. Il resto è storia nota. Contro il Ravenna non si va oltre il pari, e così si arriva agli ultimi 90 minuti con ancora tutto in bilico. A Cesena servirebbe almeno un punto, ma sarà il naufragio definitivo. L'Arezzo chiude ultimo con la peggior difesa, ai play-out va la Ravenna. Per la prima volta nei quasi 100 anni di storia il Cavallino retrocede sul campo in Serie D. Le lacrime di Cutolo sono l'ultima immagine di una stagione che assomiglia ad un film horror. Allora, Mangoni si dice sorpreso, alla pari anche dell'amico e collega Federico, però rivedendo questa scheda, Andrea, e tu quando l'hai rimontata, è un dubbio
è spontaneo. Come faceva Lorenzo a salvarsi con quelle cifre, soprattutto con quelle cifre che erano disastrate e disastrose? Ma quello che infatti come dire, va sottolineato, ed è anche quello che in questo momento come dire, crea anche un maggior malumore nella piazza, è il fatto che si voglia continuare a difendere chi comunque ha fatto quelle scelte. L'Arezzo ha scelto tre allenatori e Potenza ha lasciato l'Arezzo all'ultimo posto, Camplone l'ha lasciato all'ultimo posto, Stellone l'ha lasciato all'ultimo posto. Oltre 50 operazioni di mercato con giocatori che magari avevano un passato anche di spessore, su tutti i Cerci, ma pensiamo anche a Cherubin, a Rini, Di Paolo Antonio, che però sostanzialmente non hanno aggiunto nulla a questa squadra. Quindi evidentemente siamo andati a scegliere dei giocatori che avevano dato ormai il meglio della loro carriera, senza invece conoscere adeguatamente quello che era il mercato della Serie C, pagandoli molto e facendogli contratti molto lunghi. Mario, quindi l'ultimo posto è stato il denominatore comune di questa tribolata stagione? Sì, l'ultimo posto che tra l'altro non meritavano le schede tecniche di Andrea Lorentini, perché le sue schede tecniche alle quali siamo abituati dovevano essere il repertorio di un'annata magari in cui non so come, non so perché, ma ci potevamo ancora una volta salvare. E invece l'epilogo è stato peggiore delle nostre aspettative. Io stesso in questa trasmissione avevo più che sperato, anche scommesso, che l'Arezzo ce la poteva fare. Se guardiamo quelle immagini del pareggio di Legnago, quella sì, carica di tutto il gruppo che raggiunge quel risultato, facevano immaginare che almeno sotto il profilo della cattiveria agonistica, anche dell'emotività, e esatto, ci fosse stato uno scatto di orgoglio importante, perché mentre l'Arezzo nella prima parte del campionato ha subito in modo passivo tutte le gare, almeno quelle interne che ho visto e anche quelle esterne, in modo proprio veramente imbarazzante. Cioè, chi si presentava ti prendeva schiaffoni. E non trovavi neanche la reazione, non vedevi i falli di reazione, non vedevi magari l'ammonizione che veniva fuori da frustrazione, niente. Poi a forza di cambiare allenatori, giocatori, eccetera, un po' di reazione si è cominciata a vedere e anche un po' di cattiveria. Per fortuna il Covid non siamo andati a Cesena, perché andare a Cesena e trovarsi di fronte a una partita in quella maniera, e conoscendo la piazza d'Arezzo magari tranquillamente un migliaio di persone poteva andare a Cesena, ci sarebbe stato veramente da arrabbiarsi parecchio. Sicuramente qualcuno si fermava a Bagno di Romagna. Ecco, e poteva succedere anche qualcosa di più. Se la vogliamo mettere poi sotto questo piano, una piazza come Arezzo in questa annata disastrosa ha subito anche doppiamente le problematiche del Covid, perché ha perso una piazza, una tifoseria che non è notoriamente calda, ma è vicina alla squadra soprattutto nei momenti del bisogno. Quindi oltre il danno proprio anche la beffa. Bene, allora su questa valutazione noi ci fermiamo, restate con noi, tra poco torneremo con la seconda parte di Block Notes. Seconda parte di Block Notes, tu volevi puntualizzare una cosa? No, rispetto a quello che diceva Mario, il gol di Di Grazia, invece che come dire, dare quell'A ulteriore per gli ultimi 180 minuti, è come se l'Arezzo lì avesse esaurito anche tutte le energie nervose, perché poi contro il Ravenna l'Arezzo ha pareggiato, ma nel finale ha rischiato anche di perderla quella gara, a Cesena, certo, è stato praticamente. E non dimentichiamo le parole di Stellone a Ravenna, eravamo proprio scarichi. Ha usato un termine fisicamente proprio Cesena, bolliti. Sì, insomma, voglio dire, nella partita clou più importante, dove dovevi, uso una frase fatta, andare oltre l'ostacolo, proprio sei caduto in maniera proprio ingloriosa, e questo francamente ha lasciato più di un dubbio. Intanto vado subito allo stadio comunale davanti all'ingresso della sede, dove è pronto Matteo Marzotti. Matteo, vediamo se... Sì, eccomi qua, un saluto a tutti i tuoi ospiti. Siamo qui insieme a Saulo Cardeti proprio di fuori da quello che è il teatro in questo momento della riunione che è in atto, è una delle riunioni più attese. Possiamo ovviamente non anticipare quelle che sono le risposte, ma di sicuro quelle che sono le domande e gli attori in questo momento chiusi in sala stampa. La domanda è una sola. La domanda è una sola, cosa fanno, cosa faranno Muzzi e De Vito? Che un po' messi così mi sembrano Starsky Hutch oppure Gianni e Pinotto, non lo so. In questo momento chiusi nella sala stampa del Comunale, abbiamo visto, sono entrati i fratelli Manzo, l'amministratore delegato Sabatino, Selvaggio, e poi sono entrati anche i rappresentanti di Orgoglio Amaranto, Daniele Farzetti, Stefano Farzetti, era presente anche l'avvocato Chiericoni. Sono chiusi
all'interno dello stadio da circa 10 alle 3, da più di un'ora sono all'interno della sala stampa in riunione. È chiaro che uno dei temi fondamentali è quello sulla programmazione, se ci sarà l'intenzione o meno di partecipare al ripescaggio, ma soprattutto come si intende ripartire in quello che al momento è il presente ed è l'unica certezza, vale a dire la Serie D dell'Arezzo. C'erano degli striscioni lungo Viale Gramsci, li avete fatti vedere, sì. Sono striscioni di protesta nei confronti di Muzzi De Vito, striscioni che poi sono stati rimossi poco prima che iniziasse la riunione. C'è la Digos che presidia ovviamente lo stadio, ma non ci sono tifosi, sono veramente pochissimi. Qualche curioso a vedere l'allenamento della primavera, però si torna lì. La domanda fondamentale è: De Vito e Muzzi resteranno? È la domanda che ovviamente speriamo di dare risposta alla fine. Sembra propendere verso questa direzione, poi ovviamente aspettiamo la voce dei protagonisti. Sembra questa appunto la direzione della MAG, che era già stata comunque paventata all'inizio, la scorsa settimana, subito dopo la retrocessione, però ovviamente manca la conferma, va visto da vicino. Di sicuro De Vito e Muzzi sono presenti allo stadio, ma non partecipano al summit. Infatti la riunione si tiene proprio di qua, dove c'è la sala stampa, dove siamo abituati a lavorare nel corso della settimana prima della partita, mentre invece negli uffici sono rimasti il responsabile dell'area tecnica e il direttore dell'area tecnica. Ovviamente siamo in attesa di capire quello che accadrà. Novità delle ultime ore è il fatto che i giocatori che si dovrebbero allenare, allenamenti punitivi, sono rimasti sempre meno. Ci sarebbe stata qualche ulteriore transazione che sia consumata nell'arco della giornata, ma come detto oggi l'attenzione è su tutt'altro, è sul futuro della Matteo, rete, come si intende ripartire. Matteo, cerchiamo di chiarire questo aspetto, magari chiedo alla regia, avevamo previsto un servizio a proposito, però possono partire solo delle immagini come copertura. Spieghiamo meglio cosa è successo in questa settimana. Ci sono stati i cosiddetti allenamenti punitivi, ma poi tutto questo è servito anche a prendere tempo, perché molti giocatori non è che abbiano scelto la rescissione del contratto, tecnicamente hanno fatto un'altra cosa. La puoi meglio definire? Sì, allora non si può parlare di rescissione per un motivo, perché la rescissione non può essere effettuata in questo momento, considerando che il 30 giugno poi si svincoleranno tutti automaticamente retrocedendo in Serie D. La società ha cercato una transazione, vale a dire ci sono giocatori che ovviamente maggio e giugno l'Arezzo non gioca, non giocando gli è stato chiesto a loro ovviamente di rinunciare a uno o più stipendi. Alcuni hanno rinunciato, alcuni no, la maggior parte ha rinunciato agli stipendi. In questo caso l'Arezzo cosa ha fatto? Ha risparmiato sul piano degli stipendi, ma ha risparmiato anche sul piano della tassazione F24 e tutto il resto, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene dal 2010 in poi in queste norme. Ci sono i giocatori che però avevano deciso di proseguire invece gli allenamenti, di non rinunciare al loro contratto, contratti, ricordiamolo, alcuni decisamente importanti e pluriennali, e sono rimasti ad allenarsi agli ordini di Andrea Sussi. Allenamenti punitivi, mi dicono anche, ma qui cercheremo di avere conferme tra poco, che i giocatori siano stati fatti allenare anche nelle giornate di sabato e domenica. Più che allenamenti punitivi non possiamo definirli in nessun altro modo, ma comunque sarebbero rimasti solamente 5 o giù di lì, insomma, i tesserati che non avrebbero quindi deciso di rescindere il proprio accordo. Bene, in questo poi, momento da qui vedremo anche quelli che sono Matteo, i a questo punto, ecco, a questo punto Matteo, tu richiedi la linea quando vuoi, appena ci sono delle novità. Intanto vorrei tornare dai nostri ospiti e vorrei chiedere un flash proprio a Mangoni e ad Ascoli per quanto riguarda i giocatori che hanno la posizione in bilico, e sicuramente ce ne sono due giovani che hanno già avuto gli interessi da parte di grandi società. Cito Jacoponi, che è finito nel mirino del Torino, e anche lo stesso Zuppel, che sembrava essere di interesse addirittura della Juventus, che lo voleva dirottare nella formazione Under 23. L'Arezzo rischia di perderli senza colpo ferire, perché di fatto il 30 giugno loro sono giocatori liberi. Federico. Sì, purtroppo ti cadono. Sì, purtroppo. Ah. No, lascio Andrea. Andrea, di te. Andrea, prego. No. Sì, grazie. No, dico, purtroppo ti cadono i contratti pluriennali e purtroppo i giocatori si svincolano. E quindi chi ha richieste si gestisce da solo e non può dire nulla all'Arezzo. Ma io volevo dire un'altra cosa, no? Perché ho visto varie partite dell'Arezzo. Io ho due domande in testa, ma da tutto l'anno, insomma, da quando è retrocessa. Ma quando sono stati presi questi giocatori, c'era un progetto tecnico? È stato chiesto all'allenatore che tipo di giocatori voleva? Perché io ho visto la partita di Cesena, no?
Ma io non ho visto una partita preparata, cioè non ho visto una squadra che andava per conto proprio, cioè non puoi non preparare una partita come quella di Cesena, cioè si dà tutta la colpa ai giocatori sempre, no? E hanno le loro colpe, però io non capisco come è stata gestita anche la partita di Cesena a livello tattico. Perché io da allenatore, ora faccio l'allenatore, ho fatto il direttore per 16 anni, dico io, ma un giocatore come Di Gennaro, che è il regista, che è qui, da dove passavano tutte le palle, ma delle palle del Cesena, ma non era marcato da nessuno, e che ieri giocava per conto proprio. Andrea, che ieri tra l'altro Di Gennaro è stato quello che ha deciso con le sue giocate la partita che il Cesena ha, certo, poi giocato e vinto nella prima dei playoff contro il Mantova, è stato il migliore in campo. Infatti, io anche quella l'ho vista una partita non preparata, al di là che i ragazzi non hanno, erano spenti. Aspetta, erano Andrea, perché Andrea, tu dici una cosa importantissima e anche un'accusa molto ben definita. Federico, partita non preparata, dice Andrea, e qui parla da ex giocatore e anche ex allenatore. E questo è grave anche perché all'Arezzo bastava un punto per poter andare ai play-out, non dimentichiamolo, un punto. Sì, per quanto riguarda gli allenatori il concetto secondo me è più ampio, cioè questa società ha fatto un errore madornale nel prendere Potenza, che evidentemente non era pronto per la categoria, e a dargli una squadra che non era a sua volta adeguata nella categoria. È chiaro che quello che dice Andrea è vero, cioè nell'ambito della stagione è mancato un progetto, perché l'Arezzo è andata a inseguire continuamente con tre allenatori diversi, tre moduli diversi, tre modi diversi di considerare i giocatori, e quindi che è successo? È successo che alla fine si è ritrovata una squadra senza arte né parte, che a Cesena ha stupito tutti in negativo, perché insomma lo diceva anche Lorentini giustamente, cioè quello che abbiamo visto dopo Legnago, dopo la Vispesa, dopo Legnago, con Legnago anche con un po' di fornuta fortuna, però una squadra anche con di grande livello agonistico è improvvisamente sparita dal campo, e uno si chiede anche perché di questi 55 giocatori buona parte si è infortunata, tanto che avevamo cioè una rosa 24, poi si arrivava al sabato sulla domenica e si diceva beh, l'Arezzo gli manca uno, gli manca un altro, magari, e quindi aveva una formazione obbligata perché aveva 11 titolari o poco più, insomma non riusciva nemmeno a fare le sostituzioni, perché sono state fatte tre preparazioni diverse, tre modi diversi di pensare, e devo dire che alla fine anche Stellone sulle decisioni non è che ha convinto molto. Insomma, e caro Federico, del resto qui ci soccorre la matematica, inverti i fattori, il prodotto è sempre quello. Scusa Andrea, ma alla fine con quale modulo giocava l'Arezzo? Perché io non so se Stellone o Camplone fossero teorici del cosiddetto calcio liquido, come qualcuno in maniera anche molto negativa sta facendo ad alti livelli, ma mi pare che la strada sia stata quella, perché poi si è cambiato modulo, ha cercato di sistemare la squadra in una certa maniera e poi giocavamo in un'altra, nello stesso perimetro di gioco. Quindi francamente io sono andato anche in difficoltà nel seguire. Ma l'Arezzo non ha mai avuto una sua vera e propria identità, ci ha provato un po' Stellone, ma in realtà lui variava molto anche in funzione dell'avversario, questo l'ha, come dire, ammesso lui stesso, no? Quando gli avversari giocavano con la difesa 3 l'Arezzo era 3-5-2 o 3-4-3 a seconda poi nelle ultime partite, quando magari aveva dato più fiducia di Grazia, che era un giocatore che aveva un ruolo un po' ibrido. Se gli altri giocavano, che so, 4-3-3 o 4-3-1-2, allora giocavamo anche noi a specchio. Lo stesso contro il Cesena, in sala stampa noi avevo messo 3-5-2 perché, che tra l'altro aveva un po' sorpreso anche quel tipo di formazione, perché comunque volevo essere più protetto contro i loro tre attaccanti, come dire, arrivare in fondo e portarmi lo 0-0. Cioè, già questo come mentalità è abbastanza bizzarra. Però ecco, era un Arezzo che si adeguava più all'avversario. C'è stato un momento in cui, soprattutto dopo Trieste, sembrava che i tre difensori con i cinque a centrocampo potessero dare all'Arezzo più equilibrio, però era un Arezzo che comunque ha continuato a variare. Possiamo pensare al fatto di aver dato fiducia di più a Serrotti, tenendo un giocatore come Altobelli. Serrotti è stato il grande sacrificato. Al di là che poi non è uno o due giocatori che cambiano, perché insomma quando una squadra, come dire, termina all'ultimo posto
con tutte, diciamo, le difficoltà che ha avuto l'Arezzo, non è un giocatore però, che cambia. Però, e qui invito anche Mario, una delle partite più belle che l'Arezzo quest'anno ha giocato è stata a Trieste, dove tra l'altro subì anche un clamoroso, e sottolineo clamoroso, torto arbitrale. Quello era lo schema, perché di fatto l'Arezzo aveva una squadra bloccata con dei centrocampisti di posizione, e l'unico che poteva verticalizzare e aumentare il diritto era Serrotti. Serrotti da quella volta non è stato mai fatto più giocare. Secondo me è stato anche un errore strategico che ha commesso Stellone. Ma io le caratteristiche dei giocatori per le quali a volte si adattano anche gli schemi quest'anno sono state così tante e così variabili che io lo dissi qui in trasmissione, faticavo a capire chi giocava di punta in questo Arezzo. Anche perché non c'era. Appunto, qualcuno però si doveva pure adattare in questo calcio liquido. Probabilmente Camplone, che mi sembra che insomma nelle sue esperienze viene dalla scuola di Zeman, è un calcio diverso. Probabilmente ecco qui ad Arezzo, più che grandi prospettive pluriennali, e dovrebbe essere invece l'inverso, si doveva arrivare in qualche modo salvi alla fine di questa stagione. E magari un allenatore alla Eziolino Capuano, che conosce le categorie, che sa come si porta a casa il punto, certo, probabilmente... Però vedi Mario, tu torni al peccato originale, cioè chi l'ha scelto Camplone, chi l'ha scelto Stellone? Serviva un direttore sportivo, un direttore generale che in quel momento sapesse che questa situazione probabilmente serviva un allenatore. E soprattutto dove andavamo diverso, a parare? Non un amico. Allora, vi fermo perché purtroppo il tempo, come diceva il grande Enzo Torto, era tiranno. Ci fermiamo tra poco per la terza parte di Block Notes. Restate con noi. Terza parte di Block Notes, vorrei tornare da Mangoni ed Ascoli. Insomma, sta emergendo un quadro decisamente critico e non dovrebbe sorprendere poi il risultato finale che abbiamo dovuto annotare, registrare e subire. Federico. Sì, devo dire che il dato che è più inquietante e che dimostra quello che è stato questa stagione è che questa squadra alla fine ha vinto solo 5 partite e è stata la peggior difesa. Sicuramente la difesa, soprattutto negli esterni, è stato uno degli elementi che mi fa molto dubitare delle doti di De Vito e Muzzi, di conseguenza di scegliere una squadra, perché non siamo riusciti in tutta la stagione a trovare un'alternativa a Luciani, che è stato insieme a Cutolo il giocatore più utilizzato della stagione. Questo dovrebbe far pensare, insomma, no? Due giocatori arrivati alla fase diciamo così conclusiva della propria carriera che diventano i titolari fissi. E soprattutto secondo me in attacco è mancato qualcosa in difesa, soprattutto in attacco non siamo mai riusciti a trovare un giocatore che avesse le caratteristiche di Cutolo, cioè il giocatore che in una situazione ti può risolvere anche una partita che hai giocato male, cioè hai trovato giocatori che hanno fatto una fatica incredibile a segnare e anzi hanno sbagliato anche occasioni abbastanza semplici che potevano anche in una stagione pazza e disperata come questa potevano anche cambiare la stagione, perché insomma se forse con Ravenna, Carletti, insomma un pochino Federico più visto davanti alla porta, insomma forse raccontiamo un'altra partita, un altro finale. Federico, scusa se ti interrompo perché vado subito da Matteo Marzotti perché la riunione dovrebbe essere finita, vedo sta uscendo il dottor Grazzini. Non so se ci sono dichiarazioni da parte sua. Assolutamente la riunione non è finita, ovviamente è un professionista, in questo caso un professionista dell'Arezzo, non rilascia dichiarazioni anche se l'avevamo avvicinato, ma è chiaro, insomma, visto il momento la riunione è ancora in corso, però sentendo quelli che sono gli umori non provenienti in questo caso da Giovanni Grazzini, ci sono spifferi. Gli spifferi sono quelli, Cici, con i quali è iniziato il collegamento, avevamo già detto insomma che molto probabilmente si va verso la conferma di Muzzi e De Vito, anche perché altrimenti non si spiega il motivo per cui sarebbero qui oggi, già questo è un indizio insomma abbastanza evidente, da capire con quale ruolo e se, come sembra e come avevano riportato ad esempio altri colleghi della stampa nazionale specializzata online, se effettivamente De Vito avrà un ruolo diverso quasi da plenipotenziario. Questo è quello che è girato su alcuni siti specializzati, vedremo se al termine di questa riunione sarà effettivamente così, anche perché come abbiamo chiesto è necessario e l'abbiamo detto più di un'occasione anche a Block Notes, che questa società cambi qualcosa anche a livello di passo, di comunicazione nei confronti della
città, perché si deve vendere un prodotto che non è solo il calcio in questo caso. E intanto sembra, mi segnalano che Orgoglio Amaranto sarebbe uscito dalla riunione, quindi a questo punto restiamo in attesa di vederli transitare qui nell'area antistante l'ingresso del comunale. Cercheremo di prenderli al volo per un commento. Comunque, quella che è stata l'indiscrezione, ripeto, che era uscita già su alcuni siti specializzati, ovvero di conferma di Muzzi e De Vito, così sembrerebbe essere. Tra l'altro lo stesso Manzo, in diretta proprio nella nostra trasmissione, proprio lunedì scorso, fece capire che la posizione di Muzzi era intoccabile in quel momento. 7 giorni non sono bastati sicuramente per fare questa riflessione, e caro Agnelli, è qui chi sbaglia viene promosso. Il calcio è vero che non è una scienza esatta, però voglio dire, le analisi da dentro li può fare altro che la società, da fuori ovviamente siamo tutti allenatori, commissari tecnici, eccetera. Io mi pongo un altro problema ancora, che si dice sempre nel calcio che occorrerebbe fare programmi pluriennali. Allora, poniamo che si riviva un'altra volta l'estate nella quale l'Arezzo allestisce una squadra per partecipare alla Serie D con una domanda di ripescaggio pronta, e che magari durante prima della partenza del campionato l'Arezzo si ritrova avendo una squadra di D pronta per fare il campionato di C. Questo significherebbe per l'ennesima volta, e anche per il secondo anno consecutivo, una programmazione così improvvisata che farebbe in modo di dover ricambiare la squadra anche in corso d'opera. Sarebbe più opportuno, visto che la società dà delle garanzie da un punto di vista finanziario, che ci sia un programma sportivo, un programma che è un progetto sportivo che passa sicuramente dal settore giovanile, come si dice sempre, e con una programmazione che poi ti può anche consentire di non vincere subito il campionato di Serie D, ma crescere anche su allora, basi solide. Hai detto un altro punto che mi sta molto a cuore, e vorrei coinvolgere anche Andrea Mangoni su questo, perché la Serie D non è uno scherzo. No. Andrea, ci sei? Vediamo un po' se Andrea è ancora con noi. La Serie D non è uno scherzo. La Serie D è un campionato che va affrontato con la dovuta accortezza, con un programma serio, soprattutto, l'ho detto già la scorsa settimana, con giovani appropriati, giusti e bravi, perché lì la differenza la fanno le quote. Certo. E soprattutto ci vuole un allenatore di categoria. Sì, oltre... ogni tanto sparisce, non mi sento più. Andrea, mi stai sentendo oppure devo ripetere questo concetto? Perché quello che diceva il sindaco Agnelli era importantissimo. In pratica Agnelli dice: tu devi essere pronto a tutte le evenienze, perché in caso di ripescaggio ci potrebbe ora essere... Sì. Ora sì. Ecco, ci potrebbe essere anche questa eventualità. Sì. Devi essere pronto a tutto, e soprattutto devi fare una squadra ben calibrata, con giovani giusti, un allenatore di categoria e un programma molto ben dettagliato, molto serio, perché non si scherza. Cari amici della società, Roma è grande, ha 4 milioni di abitanti, ma Arezzo non è un quartiere di Roma. Arezzo è il capoluogo di un territorio che ha la sua storia, la sua tradizione, e soprattutto sa bene che quando tornerà in Serie D le avversarie moltiplicheranno il loro impegno per giocare e per cercare di battere l'Arezzo. A quel punto deve avere una squadra temprata. E guardate, lo diciamo anche con l'esperienza del passato, perché già in passato l'Arezzo ha giocato a queste latitudini e ha pagato dazio, ha pagato il prezzo. Graziani, quando riuscì a essere competitivo, lo fece quando prese Serse Cosmi e mezza Pontevecchio. Intanto vado subito da Matteo Marzotti, perché c'è Stefano Farsetti pronto, è uscito dalla riunione. A te Matteo. Allora Stefano, quasi 2 ore di riunione, il sunto finale qual è stato? Il sunto, dopo 2 ore chiaramente gli argomenti sono stati affrontati tutti a 360 gradi, si è parlato un po' di tutto, chiaramente dal futuro, di quelli che saranno i programmi per la società, di quello che ci aspetta, di quello praticamente di una vera e propria ripartenza in questo momento, chiaramente una ripartenza dal campionato dilettanti. Però giustamente la società ha detto che si tiene pronta a tutto, sta lavorando, chiaramente in questo momento le speranze, noi in questo momento dobbiamo pensare alla Serie D, però la società come ha dato garanzie di quella, che è pronta per qualunque cosa. E dunque questo...
avendo voi un po' il polso della piazza, immagino avete fatto presente anche quello che era il significato degli striscioni presenti qui lungo lo stadio, lungo Viale Gramsci, il fatto che ci sono dei dirigenti, nello specifico Muzzi e De Vito, che sono stati dati come responsabili. Se possiamo chiedere a questo punto quella che è stata la risposta della società. La società chiaramente si sta muovendo pensando a quella che sia secondo loro la soluzione migliore, e più che altro ha fatto capire che spiegherà benissimo quali saranno i ruoli di tutti quelli che sono i tesserati, di tutti quelli che sono nel nuovo progetto della nuova ripartenza, chiamiamola così. A livello nazionale comunque non si è parlato di un addio di Muzzi e De Vito? No, sicuramente no. Ecco, infatti, riguardo anche all'ipotesi ripescaggio, tempistiche, così è stato approfondito maggiormente questo dettaglio o meno? Chiaramente adesso è finita adesso il campionato ed è finito, e in questo momento dobbiamo prendere atto che siamo nei nazionali dilettanti. Dopodiché è normale che ci saranno tempistiche molto lunghe, ci saranno tante cose che dovranno chiaramente essere valutate, più che altro anche dalla Lega, tutte queste cose qui. Dunque penso che adesso sia prematuro parlare, però sicuramente non si è dato nulla per scontato e tutto sta a aspettare e vedere quello che succederà. Sentiamo un attimo in studio se Gigi ha una domanda. No, a questo punto è chiaro il percorso, ci sono delle difficoltà, la società vuole puntare ancora su due tecnici, su due manager che non hanno fatto bene, bisogna prendere atto di questo e mi auguro però che questa scelta possa essere supportata anche da fatti concreti. Sì, dice Luigi Alberti, a questo punto la società ha deciso, insomma sembra, come era già emerso nelle ore successive, che vuole andare avanti certo secondo una certa via, che magari ovviamente non sembra piacere, non piace alla piazza, ne dobbiamo comunque prendere atto da questo punto di vista e fidarci di quelle che sono le parole che hanno detto a orgoglio Amaranto sulla riprogrammazione. Io penso la cosa che in questo momento, poi dopo le valutazioni è giusto che vengano fatte, poi i tifosi è giusto che comunque diano le loro valutazioni. In questo momento però per me la cosa più importante è l'assicurazione, che anche se non ce n'era bisogno, però è la volontà ferma che si vede di ripartire con programmi chiaramente adeguati a quelle che sarà la categoria e con un impegno veramente a 360 gradi. Chiaramente non è stato fatto capire che ci saranno dei cambiamenti, che ci sarà sicuramente una rimpostazione importante, però chiaramente questo verrà comunicato tempo al tempo. Comunque sicuramente, ripeto, è molto importante capire che c'è questa forte volontà, c'è questa consapevolezza oltretutto che degli errori che sono stati fatti. È stato fatto un mea culpa? Sicuramente sì, ma questo la società l'aveva già fatto già fin dall'inizio e questo è normale. Però, ripeto, nel mea culpa va anche visto comunque la voglia di ricominciare. Comunque sia, pensiamo che adesso riparte una società, diciamo rifacciamo una nuova ripartenza, questa è la verità, è un nuovo inizio. Chiaramente, come abbiamo sempre detto, senza ripercorrere possibilmente gli errori già fatti. Abbiamo parlato anche molto della comunicazione, di quello che è comunque sia il rapporto con la città, il rapporto con i media, di sempre essere comunque disponibile a raccontare ciò che succede, essere chiari su tutto quello che avviene. Grazie mille, grazie a Stefano Farzetti, grazie ancora per averci insomma ragguagliato subito al termine di quella che è stata la loro riunione e adesso ovviamente aspettiamo l'uscita, fin quando sarà possibile, degli altri protagonisti, vale a dire della MAG, l'azionista di maggioranza che è ancora all'interno della sede. Grazie, grazie Matteo, noi ci fermiamo per l'ultimo spazio pubblicitario, a tra poco, restate con noi. Ultima parte di Bloc Notes, vorrei chiedere un parere velocissimo a Federico D'Ascoli e Andrea Mangoni sulla situazione che sta emergendo dalla stanza dei bottoni dell'Arezzo. Federico. Ma mi sembra che non venga fuori niente di nuovo. Cioè, ora onestamente le conferme di De Vito e Muzzi erano purtroppo nell'aria e chiaramente non è un buon inizio, perché forse bisognava ragionare con una gestione diversa. Ci insomma, voleva una discontinuità, ecco. Il peso di questa retrocessione sulle spalle, però è chiaro, qui stiamo a parlare di quello che può succedere. Giustamente Farzetti è stato molto cauto sulle possibilità di ripescaggio, che secondo me sono non impossibili, ma
francamente abbastanza difficili, quindi uno deve pensare sicuramente a una società di Serie D ambiziosa, però non può farsi trovare impreparata se dovesse essere la Serie C. È chiaro che prima di dare un giudizio bisognerà cominciare a vedere quale sarà il modo di muoversi della società su tutti i fronti, dallo stadio al settore giovanile, quello che sarà l'allenatore e quant'altro. Speriamo che sia una stagione importante, però il ragionamento che facevate sulla D è assolutamente giusto, più che mai in una stagione in cui potrebbero capitare avversari come Siena, Prato, Livorno, Pistoiese, Lucchese nello stesso girone. Bene. Speriamo di no, ma insomma, sarebbero 5 capoluoghi di provincia, certo. 10 della Toscana nello stesso girone. Grazie Federico, so che è un impegno, tra poco grazie ci devi lasciare. Sì. Per quanto riguarda il possibile girone della Serie D, credo che le Toscane verranno smazzate, separate, come succede tutti gli anni, e l'Arezzo dovrà essere appunto in un raggruppamento molto simile all'attuale girone E che vede in testa tra l'altro il Montevarchi. Andrea, prima dei saluti, che idea ti sei fatto? Secondo te cosa sta emergendo ad Arezzo? È la strada, che sicuramente questa è la strada che porterà ulteriori polemiche. Ma mi sembra che la riunione, anche se non veniva fatta, era lo stesso. Come dice Federico, non hanno detto niente di nuovo. Sono riunioni che non servono a niente, perché una società, quando prendono delle decisioni, non è che le possano cambiare, perché... Orgoglio Amaranto, che è una parte importante secondo me, ricordo che è nata quando io venni ad Arezzo, quando l'ultima volta che era in Serie D l'Arezzo che ripartì, e quindi era una parte importante, insomma, però è una riunione che non porta a niente. Certamente rimangono due persone che sono state criticate. Tutte le domande che dovete fare, invitatele in trasmissione, sia De Vito sia Muzzi, e fate tutte le domande dell'annata passata. Bene. E questo perché lì è proprio... questo è il minimo che potete fare, no? Dici una verità sacrosanta, e nel salutarti ringrazio anche Andrea Mangoni per essere stato qui con noi. Ho voluto una bandiera importante dell'Arezzo, quello degli anni ruggenti, proprio perché è importante non perdere l'identità e il sentimento in questo momento di grave crisi che interessa proprio il calcio aretino. Mario, c'è bisogno proprio di fare gruppo, ma in questo momento una scelta così, secondo me, sarà foriera di ulteriori divisioni. E l'Arezzo non ha bisogno di divisioni, non ne ha bisogno Arezzo Città, non ha bisogno l'Arezzo Sportiva, anche perché dietro a un fallimento sportivo che si è alternato ai fallimenti societari, perché noi abbiamo visto scampare l'uno e arrivare l'altro, poi c'è una ricaduta molto negativa anche di un indotto, perché il calcio professionistico su una città capoluogo significa un settore giovanile di livello, significa delle persone che si muovono attorno a un settore giovanile e a una prima squadra, significa un pubblico che arriva. Io, sindaco di Castiglio e Fiorentino, quando l'Arezzo ha fatto categorie superiori, mi trovavo nell'albergo del mio paese, magari, che arrivavano le squadre in trasferta. Cioè c'è un indotto anche da questo punto di vista che non va trascurato, non è solo per i 2000 affezionatos che vanno a vedere la partita di media allo stadio Città d'Arezzo, è per una città e per l'immagine di una città che in questo momento, una volta per un motivo, una volta per un altro, si è dimenticata di come si vince i campionati, perché siamo stati ripescati l'ultima volta, e invece ci dobbiamo pure mettere al pari di altre piazze in caduta libera con una società che invece è robusta. No, Andrea, c'è anche un altro aspetto, sotto l'aspetto fra virgolette politico. Se l'Arezzo deve ricostruirsi un tessuto di relazioni nel territorio, deve stare anche molto attento, perché se tu recuperi il discorso delle caselle dove vuoi impostare una politica per il settore giovanile, se vai a fare la scuola calcio, entri in concorrenza con chi in città ha già questa struttura. Meglio invece sarebbe se tu vai a fare un accordo con queste realtà, gli proponi un premio di valorizzazione. Dico questo perché se hanno speso 6 milioni e mezzo d'euro per retrocedere, qualcosa può essere imbastito anche su un altro tipo di discorso, proprio per favorire dei rapporti, per favorire poi dei ragazzi che possono essere molto utili. La cosa che mi fa arrabbiare, Andrea, è sapere, vedere che nel Montevarchi ci sono 3 ragazzi di Arezzo Città che sono
che vanno in Serie C proprio per, e l'Arezzo non l'ha mai preso in considerazione. Ma si torna alla questione della competenza, nel senso che per fare quello che dici te servono le strutture, poi anche i tecnici, quindi gli istruttori, ma anche chi coordina il settore giovanile e a salire la prima squadra. Io credo che in questo momento, siccome la società, come ovviamente abbiamo ci ha anche confermato il presidente Orgoglio Amaranto, va avanti con Muzzi e De Vito, l'altra parola chiave deve essere comunicazione, deve venire fare una conferenza stampa, un momento diciamo in cui spiega perché comunque ha scelto di andare avanti con Enzo De Vito e Roberto Muzzi nonostante 6 milioni di euro spesi da un punto di vista del mercato e delle scelte per arrivare ultima in campionato. Quindi spiegare perché sostanzialmente queste due diciamo figure sono state confermate nonostante ci sia stato questo fallimento tecnico, e da qui spiegare poi quello che vogliono fare nei prossimi mesi con grande chiarezza, quello che sostanzialmente in questo anno non abbiamo mai capito. Mario, nella classifica dei soldi investiti, definiamolo così, non spesi, al primo posto c'è il Padova che ha perso la Serie B e adesso è costretto a fare i play-off e sappiamo che quelli sono una lotteria. Al secondo c'è l'Arezzo che è andata in Serie D, al terzo c'è il Perugia che ci è andato lì vicino però ha vinto il campionato. Ecco, però Luigi, Perugia che quando è retrocesso la prima cosa che ha fatto ha cambiato direttore sportivo, tutto il management tecnico. E soprattutto ci ha avuto giovani decisivi, uno quindi, fra tutti un certo Elia che è stato sicuramente una grande rivelazione, ma lo stesso anche Bianchimano. Tutti i ragazzi che hanno avuto fiducia, hanno avuto un ruolo importante in un'annata che in un certo momento della stagione per il Perugia sembrava essere persa. Poi invece grazie anche diciamo, al Padova e a Mandorlini ha prodotto questo risultato. Caro Mario. Non è mai direttamente proporzionale la somma che si investe, un budget, con i risultati sportivi. Infatti il massimo per me della libidine è quando spendendo poco ottieni tanto, perché sai valorizzare magari anche i giovani, perché sai scoprire dei giocatori. Noi con questo numero di tesserati di quest'anno, insomma, si va nel Guinness dei primati, però si poteva fare anche le coppe europee, sì, la rosa larga. All'inverso, insomma, e su questo possiamo fare una colpa alla proprietà, su questo voglio dire. Bisogna essere chiari, la proprietà. Perché gente che di calcio, francamente, ne sapeva ben poco e pensava che spendendo i soldi potessero arrivare risultati così senza alcun problema. Invece, in tutte le cose vanno fatte le spese con raziocinio, scegliendo le persone giuste e soprattutto andando a prendere i giocatori che sono utili alla causa. Io vorrei fare l'ultimo collegamento con lo stadio, proprio davanti alle sedie dove c'è Matteo Marzotti. Vediamo un po' se Matteo... vedo che è entrato dentro il mammellone. Lì dietro alle sue spalle c'è la porta della verità. Vediamo un po'. C'è la porta della sala stampa, ovviamente ormai è rimasta praticamente vuota. Aspettiamo a questo punto solamente l'uscita dei dirigenti per avere un commento anche da loro alla fine di questa giornata. Ovviamente ci sarà da attendere, però insomma... Fondamentalmente una delle principali notizie è emersa, attendiamo l'ufficialità e poi ne daremo ulteriore conferma in questo senso. Bene. Nel frattempo ovviamente ci sono pochi tifosi qui allo stadio, massima attenzione, massimi controlli. Ma però, Trippi c'è? Come detto, ci affidiamo le parole di Orgoglio Amaranto. È fuori, però se vuoi c'è Mauro Guerri qui accanto a me. E allora una battuta con Mauro Guerri ci vuole, perché ci ha fatto compagnia sì, un attimo solo della stagione. Ecco Mauro, ti sente Gigi? Mauro, tutti, ciao. Buonasera. Ciao Mauro, allora. Ciao Gigi. Come possiamo sintetizzare questa giornata dal tuo osservatorio? Allora, direi tanto rumore per nulla, secondo me, perché ci aspettavamo magari cambiamenti nell'ordine dei posti dell'area tecnica, invece siamo sempre al punto iniziale, ovvero De Vito e Muzzi sembra che pare rimangono al loro posto. Senti, le partite di ieri, tu che sei un attento osservatore della categoria, ti hanno lasciato qualche dubbio in più? Allora, nel nostro girone, bene o male, sono andate le cose come dovevano andare. Il Cesena, secondo me, era superiore al Mantova, l'ha dimostrato, e il Matelica ha dato continuità ad un campionato fatto in grande stile, diciamo così. Ti fermo negli subito, gironi, invece, ti fermo subito perché... dell'anno paradossale l'Arezzo la partita più bella l'ha fatta con la squadra rivelazione dell'anno, Andrea, proprio il Matelica. Sì, tra l'altro in cui segnò davvero un gran bel gol Jacoponi, quello era forse il momento in cui come dire, l'Arezzo
sembrava potesse invertire la tendenza, poi in realtà così non è stato. Però ecco, per esempio, insomma, se pensiamo a una realtà come il Matelica, che voglio dire, ha fatto un campionato di tutt'altro valore rispetto a quello dell'Arezzo, non so le cifre che può aver speso il Matelica, ma voglio dire, penso saranno un quarto, un quinto di quello che ha speso l'Arezzo. Ce le dice Guerri, che sa tutto. Il Matelica in pratica ha confermato il blocco dello scorso anno dalla D alla C. Sì, in pratica sì, è stato aggiunto alcuni ragazzi provenienti dal settore giovanile, soprattutto dell'Ascoli, visto la vicinanza, e hanno dato continuità ai risultati, stessi allenatori, impianto di gioco collaudato, giocatori che soprattutto come Volpicelli, Moretti, Calcagni, che hanno dato tanto quest'anno, hanno meritato, diciamo, per ora sul campo tutto quello che di buono hanno fatto vedere. Ti dicevo, poi negli altri raggruppamenti ci sono state alcune sorprese, come ad esempio il Lecco, squadra molto più accreditata rispetto al Grosseto, che è stato eliminato sonoramente con una doppietta dell'ex Merola, che qui non ha lasciato traccia, se non il gol sbagliato con il Perugia. È vero, e anche quel gol fu un segno del destino, a mio avviso. Se tu le rivedi quella stagione, magari quel gol poteva cambiare qualcosa, Andrea. Ma tante situazioni potevano invertire la rotta in questa stagione, però se l'Arezzo ha sempre mancato quel qualcosa, perché ha avuto poi delle fragilità, delle lacune che sono state evidenti, anche da un punto di vista proprio della tenuta mentale, della forza mentale di questa squadra, perché se pensiamo a quello che è accaduto non più tardi di 3 anni fa con la battaglia totale, voglio dire, in situazioni di difficoltà oggettiva proprio economica, voglio dire, quei giocatori che hanno riscosso bene e c'erano dei valori morali, cosa che questo gruppo oggettivamente non ha dimostrato di avere. C'era una persona che trasmetteva fiducia, si chiamava e si chiama Massimo Pavanel, a N alla ritira gli uomini di allenatori in quella maniera. Con questo riferimento proprio alla battaglia totale, la battaglia a questo punto anche dei grandi rimpianti per noi, si conclude questa puntata di Block Notes. Io ringrazio Matteo Marzotti, Sauro Cardeti, che hanno curato il collegamento dallo stadio, ringrazio anche Mauro Guerri che ci saluta, ringrazio Mario Agnelli e Andrea Lorentini. Buonasera. Oltre ad Andrea Mangoni e Federico D'Ascoli, che sono stati con noi. Naturalmente non finisce qui Block Notes, fino a tutto maggio, tutti i lunedì torneremo a parlare la sera dell'Arezzo, proprio perché siamo curiosi di vedere come finirà questa storia e come si evolverà la situazione. Mi raccomando, non ci abbandonate, noi ci saremo. Arrivederci.